L'impressione è positiva, abbiamo avuto un buon riscontro, nel senso che il giudice ha sentito con attenzione il testimone, sembra che le dichiarazioni del testimone siano state precise, ha spiegato come ha assistito all'incidente e il giudice ha disposto la consulenza medico-legale sulle lesioni di Alessandro. Questo ci lascia ben sperare per il proseguimento del processo, perché finalmente si valuteranno i danni gravissimi che ha subito per colpa di questo pirata della strada, potrà ottenere giustizia, quindi siamo molto soddisfatti oggi. Però sai, il processo è sempre un processo, bisogna essere sempre prudenti fino alla fine, cioè non dobbiamo cantare vittoria, nel senso che comunque si tratta sempre di un procedimento in corso e quindi è il giudice che deve decidere poi in ordine a tutte le domande. Però oggi abbiamo avuto una buona giornata, secondo me, perché il fatto di avere disposto la consulenza ci lascia ben sperare sul fatto che poi venga finalmente risarcito questo gravissimo danno e finalmente Alessandro abbia un po' di giustizia dopo tanti anni. Il 6 giugno c'è la prossima udienza e c'è il giuramento del consulente d'ufficio e quindi alle ore 10, quindi ci sarà il giuramento del consulente d'ufficio e quindi noi nomineremo i nostri consulenti di parte. Le dichiarazioni sono rese a verbale, quindi io non posso poi entrare troppo nel dettaglio, però è stato molto preciso nella ricostruzione dell'incidente, ha visto Alessandro essere colpito dall'auto, quindi insomma ha reso delle dichiarazioni molto puntuali. Quindi poi verranno pubblicate e poi quando saranno pubblicate vi darò riscontro più dettagliato. Ecco.